ragazzi, benvenuti a tutti, grandi e piccini. È una grande gioia stare con voi oggi qui. E io mi chiamo Barbara, come avete detto, la mia presenza qui si deve a quel signore con la sciarpa, Vincenzo Ceniti, che mi ha invitato caldamente a parlarvi oggi di uno dei miei personaggi preferiti, ecco, Giuseppe Verdi. È il compleanno di Verdi e noi lo vogliamo festeggiare come se lui fosse qui, perché lui in realtà qui c'è, perché c'è sempre la sua opera che ci ha lasciato. Perché ho scritto buon compleanno maestro? Ecco, in questa lezione non sarà una lezione, sarà un dialogo con voi, quindi vi invito poi a alzare la mano e a intervenire quando vi faccio le domande, d'accordo? Senza problemi. E proprio come fate a scuola, mi dite il vostro nome e dialoghiamo. E non voglio in questo ricordo fare un duplicato di quello che vedrete di sotto della mostra, che è informatissima, è bellissima, è fatta benissimo, piena di veramente di particolari, di dettagli molto importanti che sono riassunti in questo dépliant, che è molto ben fatto dal dottor Pelliccia e dalla sua equipe e che vi potete portare a casa. Per me oggi è un'occasione invece di farvi ascoltare il motivo perché noi festeggiamo il compleanno di Verdi. Perché quando noi festeggiamo una persona è perché gli vogliamo bene, no? E gli siamo grati, siamo molto molto contenti che lui sia nato, che sia vissuto, che ci abbia lasciato delle cose, una piccola eredità. E ecco, per voi, voi avete mai ascoltato un'opera lirica anche per la televisione? Sì. Non vi sembra un po' strano a volte, vero? Allora, un mio amico dice, ma l'opera lirica è un palco dove dei personaggi un po' sovrappeso circolano, gridano, muoiono, si uccidono, amano. È un po' così per voi? Mi fa un po' ridere a volte, vero? Invece pensate che un signore l'aveva definita così: l'opera lirica è un posto dove uno viene pugnalato e invece di morire canta. In effetti è strano, no? Perché è una finzione, se volete, ma c'è sempre una distanza tra quello che succede sul palco e quello che noi guardiamo. Invece poi le persone impazziscono. Se vi prende la malattia dell'opera lirica, come è presa il dottor Ceniti, voi non parlate più, voi andate per strada e cantate, al posto di conversare con la gente, vi mettete proprio a eseguire della musica inaspettatamente, come è successo a lui, e adesso non si recupera più. Sapete, questa malattia è proprio per sempre. Ecco, ma perché dobbiamo dire grazie a Verdi? Soprattutto, non solo per le informazioni che troverete giù, ma perché lui ha fatto una cosa straordinaria, cioè lui ci conosce. Dice, com'è possibile che ci conosce? È nato 200 anni fa? Come fa a conoscerci? Perché parla di noi. Come fa a parlare di noi? Parla dei nostri sentimenti, no? Delle nostre passioni. Allora, facciamo un piccolo, in inglese si dice brainstorming, una tempesta di cervelli. Alzate la mano e ditemi un sentimento che vi viene in mente. No. No, in italiano, un sentimento qualunque che avete provato. Dimmi. Felicità. Poi? Basta? Curiosità. Coraggio. Oh. Tristezza. Ammirazione, bello. Bella classe. Amore, bravo. Fantasia. Ispirazione. Bello. Una cosa cattiva, un sentimento cattivo. Rabbia. Gelosia. Tristezza, sì. Quando tu proprio il contrario di amare una persona, tu la odio. Sì. Mi dica, signorina Viola. Malumore. Avarizia. Vendetta. Allora, parole. Le parole c'è in un'opera. Bisogna fare una tesi.
messo. Si potrebbe, vedendo il Parlamento italiano di questi tempi, ci sarebbe tanta una fonte di ispirazione continua. Però in effetti all'epoca di Verdi era un po' più il livello era molto alto, diciamo. Grazie al cielo. Ecco, allora io ve li ho molti meno di quelli che avete tirato fuori, se ne è molto in gamba come classe, molto curiosa. Li ho sintetizzati qui, vedete? Amore, avete detto, felicità, gioia, dolore, nostalgia, questo non è uscito. Che cos'è la nostalgia? Quando manca qualcuno, quando si manca qualcuno. Brava, quando si ripensa a qualcosa che si è perduto o a qualcuno che si è perduto. La nostalgia, la vendetta, è stato detto, l'odio, la compassione, la pietà, la spensieratezza, anche l'allegria e il dubbio. Va bene, tutti questi e molti altri sentimenti Verdi non solo li ha messi in un'opera, ma in tutte le sue opere c'è una specie di commistione, c'è una specie di mescolanza di tutto questo, va bene? E ha fatto una cosa straordinaria, una rivoluzione Verdi nel teatro. Prima il teatro lirico non era come era oggi, al tempo di Verdi era un luogo, innanzitutto sul palcoscenico i cantanti stavano piuttosto statici, belli, panciuti, robusti, piuttosto grassocci e statici. E poi il pubblico che andava a vedere le opere non era come quello di oggi, molto attento, molto esperto, che ascolta i minimi particolari. Si andava a teatro per, oggi diremo, per socializzare, per corteggiare una ragazza, per bere il tè, per parlare di politica, per bere, per pasteggiare, per sgranocchiare. E ogni tanto c'era questo sottofondo. Un sottofondo era l'opera, ma non è che si era tutti rapiti da cosa facevano sul palco. Invece Verdi inventa la regia. Questo è un grande regista, è una grande cantante, Maria Callas e Luchino Visconti. Luchino Visconti, che è stato un grande regista teatrale, di cinema e di teatro lirico, tutte e tre ne ha fatti genere, che era bravissimo, e spiegava proprio qui a Maria Callas come doveva tenere il fazzoletto nella Traviata, perché Verdi scrive nel libretto, che cos'è il libretto? È l'insieme di tutte le parole che i cantanti dovranno cantare, no? Spesso in rima. Lui scrive tutte delle note, dice qui ti devi alzare e andare in fondo al palco, qui devi essere triste, qui devi piangere, qui ti devi arrabbiare e fare così due pugni sul tavolo. Quindi che cosa, questo perché secondo voi? Mentre la gente andava al teatro per mangiare i pasticcini e corteggiare le ragazze, perché secondo voi scrive tutte queste cose? Che voleva fare col pubblico? Voleva fare che li guardavano, che prestavano attenzione. Bravo! Voleva che ci fosse curiosità. Che ci fosse curiosità, attenzione. E voleva proprio prendere in ostaggio questi spettatori, voleva ipnotizzare, non voleva che facessero altre cose, li voleva proprio incuriosire, catturare. Dimmi. Certo, lui scriveva tanto, faticava tanto e poi la gente mangiava e beveva, no, per carità, finito, con Verdi finisce tutto questo e fa un tipo di teatro in cui gli attori e i cantanti non solo cantano ma recitano talmente bene che vedete che li cattura, li cattura l'attenzione dall'inizio alla fine nell'opera, e questa è una grande innovazione. E poi ecco, il primo sentimento che andiamo proprio a incontrare nella Traviata, nell'opera Traviata, è la spensieratezza, la felicità, che ha detto quella bambina all'inizio. È il momento in cui Alfredo e Violetta, i protagonisti di quest'opera, si incontrano per la prima volta, si guardano negli occhi e... Bravissimo, si innamorano. Allora, com'è che Verdi ce lo fa capire, la spensieratezza, la felicità? Ve lo faccio ascoltare un attimo. Verdi compone, lo vedete il violoncello, no? Questo è un piccolo momento, ecco, compone questo.
questo canto, che è libiamo, e vuol dire brindiamo, va bene? Beviamo. Oh!
livello era felice al 100%? Sì. Sì? No. Chi ha detto di no? Brava, perché? Perché? Hai notato qualcosa che lei faceva a un certo punto? Sì. Era un po' triste? Sì. C'era una specie di colpo di tosse. Perché lei in realtà, dimmi. Perché non ti sembrava felice appieno? Era per quello? Tu ti siete d'accordo? Cioè, aveva una malattia. Aveva una malattia. Dimmi. No, la leucemia. Era la tisi, vabbè, una malattia polmonare, però insomma, dimmi. Che faceva vomitare. No, non faceva vomitare, era difficoltà a respirare, va bene? Comunque lei è veramente, vuole dire, il messaggio è questo, godiamoci la vita, ma la dobbiamo godere subito, perché la vita è breve, quindi bisogna cogliere l'attimo, vero? Ecco, quindi non è una felicità proprio piena piena, e Verdi fa anche questo di straordinario, crea sempre dei personaggi un po' rotondi, cioè lei sembra spensierata però è profonda, sembra allegra però è triste, capito? Non c'è mai un personaggio che ha solo un lato, che ha solo un carattere. E adesso mi dite voi qual è il sentimento, quindi prima felicità, spensieratezza, allegria, anche se c'è un'ombra di malattia. Adesso vi ascoltate questa meravigliosa esecuzione della Callas, Maria Callas, si divide in due categorie i soprano, Maria Callas e le altre, va bene? Molto semplice. E poi ecco, e lei mi dovete dire che sentimento vuole suscitare qui Verdi, vi ho lasciato il testo inclinato, sono le sue note di regia. Vedete che scrive, questo non è cantato, è per recitare, molto agitata, mal frenato il pianto, poi che deve fare? Sforzandosi, questo è Verdi che lo scrive, qui vi ho messo la camelia, che è il fiore che nasce e muore, perché lei, Violetta, è la traviata, è la dama delle camelie, quindi che nasce e che muore in un giorno. E qui mi sorprenda, lascia malloccare, lei per lui che dice che non è adesso che sta per morire.
No, io non vi ho spiegato una cosa. Dopo il brindisi, i due si innamorano, ok? Si innamorano, però lei gli dice io ti amo, poi che dice dopo? Addio. Quindi che fa? Gli dice ti amo, poi? Se ne va. Lo lascia. E quindi che qual è il sentimento che vuole comunicare? L'amore? Dolore. Bravissimi. Amore e dolore è una cosa sola, tutta in un nodo solo. Va bene? E i violini che sentite alla fine, sembra che lei fugge, sembra proprio di vedere i piedi di Violetta che fugge. Perché lo lascia se lo ama? C'è sempre un cattivo nell'opera, il cattivo qui non c'è, non ve l'ho fatto vedere, ma è il papà di lui. Tu sai tutta la storia, tu la sai. C'è una mamma che ti racconta le storie? No, ce l'ha raccontata la maestra. La maestra, allora siete più preparati di me, mannaggia. Allora, il papà di lui vuole che si separino, perché Violetta non è all'altezza del figlio. Ma siete troppo informati. No, appunto, poi Violetta dice che sono malata e muore tra le braccia di lui. È finita così. Sì, è finita così. Però prima di morire, lei pensa... Ricordate quel sentimento della perdita delle cose e delle persone amate che si chiama nostalgia. Pensa al suo passato, al passato in cui era felice, che era felice con lui, che stava bene. E allora Verdi, questa nostalgia, furbo Verdi, usa lo stesso trucco di prima, la sesta, però non è maggiore, è minore. La faccio ascoltare. Quindi questo finito, sentite la tristezza, non fa. Cambia tutto, vero? È lo stesso intervallo ma minore. Ha perso la salute, la vita, l'amato, si è sacrificata. E adesso l'ascoltiamo e qui vi faccio vedere una cosa che usa Verdi, anche è bravo nella strumentazione, questa parola è difficile, vuol dire la scelta dello strumento. Insieme alla cantante c'è uno strumento che canta con lei, che è l'oboe. E l'oboe per Verdi è sempre la nostalgia, la malinconia, sempre questo colore, l'oboe, lo ascolterete, Le parole sono queste, la regia è di uno più moderno di Zeffirelli, che si chiama Decker. Vediamo se vi piace. Thank you.
riconosciuta la regia? Sì. Perché? Perché ha usato l'orologio? A capire il tempo sta per scadere. Bravo. Fa capire il tempo sta per scadere. Quale tempo? La vita. Quindi qual è il nemico dell'amore? E il tempo, vero? L'amore che è eterno, ma il tempo passa. Quindi, bravo il regista, non ho usato niente, solo un orologio e un colore. Il? Blu. Alcuni lo associano molto alla tristezza, infatti c'è il periodo blu di Picasso. Vabbè. Anche secondo voi il blu è un po' triste? No. Un po'. Allora, ma vedi anche... Scusate, c'è un rimbombo strano. E vive anche un periodo importante politico, no? Perché come diceva prima la nostra amica, è un patriota del Risorgimento, anzi viene proprio nominato parlamentare, poi senatore, anzi lo fanno senatore in base al censo, perché era ricco, lui si arrabbia, protesta e poi lo fanno senatore in base al merito, lo fa proprio Cavour questo. Quindi Garibaldi, Cavour, Verdi sono i nostri patrioti. Sapete come, cosa succedeva al tempo di Verdi? Verdi non era considerato, cioè l'Italia era tutta divisa, no? Lui per andare da Parma, dall'Emilia a Milano doveva avere un lasciapassare, un passaporto, una cosa assurda per i nostri tempi. E poi l'Italia non parlava tutti la stessa lingua, parlavano dialetti diversi, quindi erano proprio degli stati diversi. Quando lui diventa famoso, Verdi, il suo nome, vedete, ho messo dei puntini, diventa un acronimo. Bravissimo. Allora, io devo stare di là e voi di qua, va bene? E poi via Vittorio Emanuele d'Italia, perché appunto lui diventa proprio il simbolo della libertà, il simbolo della rivoluzione, dell'indipendenza italiana. E arriviamo a un'opera molto conosciuta, che è quella del Nabucco. Nabucodonosor. E sapete chi era il librettista, cioè quello che ha scritto i versi? Questo signore, Temistocle Solera. L'opera, la vita di questo signore è una specie di romanzo. Vive in un orfanatrofio, scappa dall'orfanatrofio, lo mette in un circo, si allea ad un circo, scappa in Spagna, diventa l'innamorato della principessa, della regina di Spagna. Fonda una rivista religiosa, poi fa l'acquaiolo, l'antiquario, il librettista di Verdi, va bene? Quindi è proprio un personaggio, quindi abbiamo parlato del regista, dei cantanti, del compositore, lui è quello che scrive le parole e scrive queste meravigliose parole che tutti conoscete. Ecco, queste parole, che quest'inno, che è proprio un ode, no? È più che un inno, è un ode nel senso che incita proprio all'azione. L'azione era quella di unirsi tutti gli italiani per fare un'Italia unita, però non si poteva parlare di questo. Allora l'azione dove si svolge? Sono gli ebrei che vengono catturati e resi schiavi dal re di Babilonia, Nabucodonosor. Solo che gli italiani che assistono si identificano con questo popolo ebraico reso schiavo. Allora, vedete queste parole difficili? Clivi, olezzano, membranza, favella, tragi, concento. Ma non poteva dire colli, odorano, memoria, parola. Però sarebbe stato meno sublime, meno bello. E poi c'è Sion, cioè Sion e Gerusalemme, i due luoghi. E poi c'è tutto un incitamento, oh mia patria, oh ricordo. Tutta una specie di volontà di evocare una patria che non c'è più. Quindi una patria che non c'è più vale quindi lo stesso sentimento della nostalgia. Prima per un amore perduto, questa volta per la patria perduta. Quindi va, chi è che circola? Il pensiero. È lui che si posa, cioè che tocca, che saluta, che accende, quindi è tutto questo inno al pensiero. E poi all'arpa, quest'arpa che doveva scatenare con la musica tutte
le glorie della Patriottiche. Vedete cosa fa Temistocle? È bravo, perché fa tutto un risveglio dal punto di vista dei sensi. Sposa, quindi il tatto. Poi c'è tiepide. Tiepide è tatto. Molli. Olezzano. Vi ricordate quella parola difficile? Profumano. Quindi naso, olfatto, dolci, gusto. Ah, poi qui ci descrive le rive, le torri, quindi è una specie di sinestesia, si dice, no? Ma voi non ci siamo ancora arrivati. Cioè, di richiamo di tutti i sensi per fare quest'inno, il va pensiero. Ve lo suono un attimino solo, perché per dirvi che Verdi voleva che non si cantasse a squarciagola, voleva che si sussurrasse tutti sotto voce. E poi dice: gli strumenti devono mettere una cosa, una sordina, che è questo strumento qua, questo piccolo, lo vedete? Questo blocca le vibrazioni del violoncello, e non solo fa suonare lo strumento più piano, ma gli dà proprio un colore diverso, quello sono senza. Così è senza, sentite come viene. È diverso, vero? Non è solo più piano, com'è? Più delicato. Più delicato. Più? Più morbido, perché è proprio un sentimento, come possiamo dire, intimo, no? Di questo popolo. E poi alla fine fa una specie di magia, Verdi lascia il coro a bocca chiusa e poi l'orchestra fa una nota tenuta e si crea una specie di nebbia magica sul coro. Ve la faccio ascoltare e vi dico anche che la cosa importante qui è la partecipazione, anche se adesso l'Italia è unita e non abbiamo problema degli austriaci che ci comandano, ci abbiamo altri problemi, no? Magari dal punto di vista morale non siamo così, possiamo avere una nostalgia di un'Italia che c'è stata e che non c'è più. E vi faccio ascoltare come l'ha fatta Muti nel 2001, in un momento in cui le orchestre chiudevano, i cori scioperavano. Riccardo Muti, quindi parliamo del direttore, un altro ruolo del Teatro dell'Opera d'orchestra. Bella anche la scenografia, no? Con questa luna velata dalla nebbia, quindi la tristezza, la nostalgia anche nella nebbia. E adesso sentiamo cosa dice il maestro Muti.
vive il mondo, molto addolorato per quello che sta avvenendo. Quindi, se io vi faccio la vostra richiesta che viste il pensiero, non lo faccio tanto o solo per ragioni patriottiche, ma in questa sera, mentre ancora cantava "O mia patria, che bella perduta", ho pensato che se noi uccidiamo la cultura su cui è fondata la storia dell'Italia, veramente sarà la nostra patria bella e perduta. Thank you.
Sì, è per questo che è bello e che è attuale. È sempre attuale, vedi, no? Perché parla proprio di noi, della nostra Italia di oggi, e ci possiamo sempre identificare con la sua musica. Quindi, amore individuale per un uomo o per una donna, amore per la patria, manca una cosa, amore per Dio. E quindi vi mostro l'ultimo brano con cui vi saluto, che è anche un omaggio al, scusate, al maestro Barbato che ci ha lasciato. È stato un grande compositore, 10 giorni fa è morto, e ha fatto tanto per i giovani soprattutto, e così mi piace ricordarlo con voi. Il ruolo del direttore. Comunque, anche se i personaggi come Verdi, come Bado vogliono, non ci lasciano, perché lasciano questi capolavori, no? E mi fa piacere lasciarvi con questo, perché parliamo proprio del ruolo del direttore d'orchestra, che secondo me è quella specie di personaggio vestito un po' da rondine, vero? Che gesticola, e che poi l'orchestra fa tutto da sola. In realtà a volte è così quando non è bravo, però quando è bravo cambia completamente il modo di suonare dell'orchestra, e vedrete che gesti, che espressioni che fa Abbado, e che dirige anche a volte col sopracciglio o con uno sguardo, con una punta del naso. Vi volevo far sentire l'ultima parte del Requiem, che è quella preghiera che uno dice quando si congeda per l'ultima volta dal proprio caro, no? C'è il sacerdote che asperge con, come si chiama, qualcuno di voi è chirichetto? Il turibolo, con l'incenso, la bara, e poi fa una preghiera a Dio. Ecco, Verdi prega a Dio in un modo un po' particolare. Non è che gli chiede una cosa, proprio gli tira la giacca a Dio, va bene? È come se pretendesse che di essere salvato. E vi faccio ascoltare come finisce questo Requiem, perché vi chiedo di non applaudire subito, perché dovete sapere che prima di morire Verdi, 9 giorni prima, stava in quella che era diventata via Manzoni, il Requiem è dedicato a Manzoni, e era agonizzante sul letto di morte. Cosa fanno i milanesi per rispetto? Affinché neanche il rumore delle carrozze attingesse queste ultime ore del maestro, ricoprono via Manzoni d'Italia, in modo che ci fosse del silenzio. E secondo me Abbado ha sparso un po' di paglia in questa ultima interpretazione del Requiem che ci ha lasciato. Oh,
in silenzio. Ma vi lascio con un'ultima frase di D'Annunzio, che diceva che la musica non è nei suoni, ma nel silenzio che li precede e nel silenzio che li segue. Ecco, spero di esserne avvicinata con voi un po' di più a Verdi, di averlo capito un po' e sempre rivolta meglio. Grazie. Mi è arrivato le mail da Peppino. Quella ragazza bionda niente male ha fatto un quadro della mia opera piuttosto simpatico e carino e cortese. Noi la ringraziamo tanto. Grazie a tutti. Non uscendo dall'edificio, ma attraversando l'edificio e seguendo le ragazze della biblioteca, ci consenterà alcuni passaggi appunto di questa musica. Allora,